Con mister Guido Pagliuca nel dopogara di Follonica-Gavorrano Pianese 2-0 ti ho ritrovato con uno spirito diverso rispetto all'andata. L'andata molta recriminazione per la prestazione della squadra, oggi direi un successo meritato per i colori bianco-rosso-blu. Sì, il Gavorrano ha fatto meglio di noi, sotto tutti gli aspetti, principalmente sotto l'aspetto della voglia di vincere, la partita, di portare a casa il risultato. Noi abbiamo perso molti contrasti, non abbiamo giocato, abbiamo sempre lanciato la palla e non fa parte delle nostre caratteristiche. Non capisco come mai abbiamo spesso buttato questa palla sopra e non possiamo giocare buttando la palla sopra e non possiamo giocare non vincendo i contrasti, e giustamente il Gavorrano meritatamente ha vinto, perché bisogna riconoscere che secondo me il Gavorrano ha fatto meglio di noi sotto tutti gli aspetti. Senti, parlando della tua squadra, analizzavo con Davide Sbrolli, fra l'altro un tifoso della Pianese per le sue origini. 11 risultati consecutivi non sono un caso, quindi la tua squadra nelle corde, l'obiettivo dei playoff, credo. Ma noi dobbiamo lavorare domenica dopo domenica, è normale che oggi, se siamo quelli di oggi, facciamo fatica contro chiunque. Se siamo quelli che siamo stati fino ad oggi, perché noi abbiamo perso delle partite anche all'inizio, però mai abbiamo fatto una partita brutta come quella di oggi. Oggi è stata veramente per noi la peggiore partita dopo che sono insieme a questi ragazzi, quindi non siamo assolutamente questi. Però è un po' che noi lo diciamo, no? Perché i 3 pareggi che abbiamo fatto, no, sono frutti di grande impegno, grande determinazione, però le squadre avversarie sono venute da noi, gli ultimi 3 pareggi, con grande impegno, determinazione, morso, sono tutti risultati sudati. Non ho mai visto una squadra che vince in modo netto sull'altra, a parte il Trastevere che sta facendo un campionato sembra a parte, no? Poi sono tutte partite veramente tirate. E non ci può essere una cosa diversa dal lottare, dal mordere, dal voler portare a casa un risultato a tutti i costi. Poi a Gavorrano, perché ora a Gavorrano erano un momento non bello, però i valori individuali del Gavorrano sono valori individuali alti. Se noi pensiamo, perché si viene da 11 partite, da 11 risultati consecutivi, di venire a Gavorrano e poter concedere il morso, è giusto che si perda. Comunque io sono convinto che a fine campionato vedremo la tua squadra, insomma, nelle zone che le competono, per la rosa che hanno e anche per il gioco che in genere fai esprimere. Ma vedi, oggi avevamo i 4 Ande più 3 98 più Gino Bernardini 97, quindi gli unici vecchi erano Gagliardi, quindi siamo molto molto giovani e non può mancare la voglia di vincere a noi, perché se mancava la voglia di vincere a noi bisogna guardarsi dentro e trovarla per lottare ogni domenica. Comunque, complimenti e in bocca al lupo. Grazie.